Sono Silvia Vladimivsky, sono regista, coreografa, e sono stata una ballerina. Gustavo Beytelmann, 58 anni, argentino, compositore e pianista. Io ho cominciato a fare la coreografa nel 78. Quando uccidevano le persone, andavano nelle case, le prendevano e le facevano sparire. E io lo sapevo questo. Ah. L'esilio è un trauma per tutti, a me. Come artista ha portato conoscenza di se stesso. E allora lì nel marciapiede sulla terra nasce questa danza. Per quello ha una grande forza. Musica con un'energia molto forte. Su voz de Alondra tomo ese tono oscuro de callejón. Adesso sono soltanto un individuo che vive e produce a Parigi, ma non sono più un esiliato. Dunque, per me c'era lì una barriera, lì c'era una dogana, anche se era casa mia, era una dogana. Io vedo là la gente sveglia, allora io dico, non siamo morti, non siamo morti.